Buonasera a tutti, Luca Salvai, sindaco di Pinerolo. Mi è stato chiesto di fare un breve video di aggiornamento della situazione in città. Allora, al momento i cittadini residenti a Pinerolo ufficialmente infetti da Covid-19 sono 58 a fronte di 206 tamponi effettuati. Io ho avuto modo molte volte di dire che non amo, tra virgolette, dare i numeri, perché ritengo che siano completamente inefficaci, questi numeri qua siano inefficaci per descrivere la reale situazione in atto, perché oggettivamente i tamponi che vengono fatti sono troppo pochi, a mio avviso. Purtroppo abbiamo registrato in queste settimane 5 decessi di pazienti, infettati ufficialmente da Covid. Io amo dare le buone notizie, quindi vedere sempre un po' quello che è il lato positivo delle questioni, anche di questa emergenza. Io posso dire in linea generale che ho avuto modo di collaborare con diversi medici, con la direzione dell'ASL, con la direzione dell'ospedale in questi giorni e ho visto, soprattutto per quello che riguarda l'ospedale di Pinerolo, una situazione assolutamente organizzata e un grande affiatamento tra personale e tra reparti diversi. E probabilmente questo anche, questo affiatamento e questa organizzazione, con un pizzico di fortuna, magari ha anche contribuito a fare in modo che all'interno dell'ospedale di Pinerolo il virus non si diffondesse così tanto come invece purtroppo è successo da altre parti. Quindi questa è sicuramente una nota di merito e un grande complimento che faccio io a tutto il personale medico dell'ospedale e non solo. La seconda notizia, diciamo così, positiva, è anche se tanti pensano diversamente, secondo me i pinerolesi hanno risposto tutto sommato abbastanza bene alle misure restrittive che sono state messe in atto in queste settimane. Gente in giro se ne vede poche, polemiche tutto sommato ce ne sono poche, quindi di nuovo un grande ringraziamento a tutti i pinerolesi per il loro senso di responsabilità e anche, devo dire, per la loro solidarietà che hanno dimostrato in tutte quante le iniziative che, come amministrazione, come Caritas, come diverse tutte le associazioni e gli enti che ci stanno dando una mano, abbiamo messo in piedi in questi giorni, dalle collette alimentari all'ospitalità in alloggi privati del personale sanitario che per un motivo o per l'altro non vuole tornare a casa o non può tornare a casa alla fine del turno. Un ultimo pensiero lo voglio dedicare ad Erio, come siamo soliti chiamarlo qua a Pinerolo, ovvero il nostro vescovo, Monsignor Olivero, che come forse molti di voi sapranno, purtroppo in questo momento è ricoverato in ospedale ed è purtroppo collegato al ventilatore, intubato, e fino a domenica non avremo ulteriori notizie. Vi mando un grande abbraccio virtuale, c'è tutta una città col fiato sospeso e che in questo momento sta pagando per lui. Perché comunque la si pensi, la città, io ho sempre detto e sostenuto che la città ha assolutamente bisogno di lui, ha bisogno della sua guida, ha bisogno della sua comunicazione, ha bisogno del suo modo di fare. Per cui un grande abbraccio virtuale ad Erio e nei nostri pensieri tutti i giorni e speriamo che veramente presto, presto possa tornare tra di noi perché Pinerolo ha bisogno della sua guida.